Buongiorno a tutti e buon mercoledì, sono Claudia e oggi ci troviamo a Peschiera del Garda per il nostro approfondimento storico. È la tabella numero 8, ovvero la visione sud della fortezza. Volevo ricordarvi il servizio di audioguida disponibile tutti i giorni presso l'infopoint di Peschiera del Garda in piazzale Bettelloni davanti al comune, con l'audioguida disponibile in 4 lingue, italiano, tedesco, inglese e l'immancabile dialetto veneto. Potrete girare il nostro splendido paese in totale autonomia. Vi sarà data in dotazione questa mappa con quell'itinerario numerico che potrete seguire liberamente ed ascoltare la storia che vi circonda. Ok, oggi ci troviamo qua e parliamo dei sette ponti. I sette ponti sono una struttura austriaca costruita nel 1854. È una struttura a carattere militare dato che si trovava nella zona militarizzata di Peschiera del Garda. Quello che vediamo oggi è la ricostruzione dopo i bombardamenti dell'ultimo conflitto del 44. I sette ponti originariamente erano costituiti da 5 arcate a volta e 2 arcate di testata a cupola. All'interno di queste cupole si racchiudevano i cannoni che potevano sparare a chiunque volesse raggiungere Peschiera via acqua, quindi risalendo il fiume Mincio. All'interno del cupolone c'era l'arrivo della strada camionale che permetteva l'attraversamento del fiume Mincio per tutti i mezzi di trasporto militari pesanti. Guardiamo un attimo la tabella 8 insieme. Qua abbiamo una bellissima foto della doppia struttura del ponte, che nella parte alta era il passaggio ferroviario, quindi il collegamento tra Venezia e Milano, e nella parte invece inferiore era il passaggio automobilistico. Nella foto invece che troviamo qua in basso vediamo la stazione di pescicoltura che è stata completamente distrutta dai bombardamenti. Sappiamo per certo che i sette ponti sono sopravvissuti fino ai bombardamenti del 44. Infatti a luglio, il 17, era una domenica alle 10:30 di mattina, un'incursione di 9 bombardieri americani hanno fatto saltare tutte le vetrate della chiesa di San Martino presente in piazza Ferdinando di Savoia o piazza d'Armi, e parte del ponte viene scalfito, quindi ne viene presa una piccola parte che però non intacca il collegamento ferroviario Venezia-Milano e soprattutto praticamente tutto il complesso del genio militare viene distrutto. In un bombardamento successivo, dato che il ponte è stato soggetto di molti bombardamenti, praticamente viene distrutta un'arcata e quindi viene compromessa la linea ferroviaria, il collegamento tra Venezia e Milano. Quindi i tedeschi in una settimana riescono a creare una struttura sulle basi del ponte vecchio che poteva sostenere un ponte provvisorio che veniva messo durante la notte e rimosso la mattina, così da ingannare gli americani. Ma un giorno tardarono un pochino con le opere di rimozione e quindi i bombardieri e i caccia americani, durante un controllo di routine mattutino con i loro aerei, videro questi lavori ed immediatamente lo distruggono di nuovo. Quindi i sette ponti sono stati veramente soggetto di 1000 bombardamenti e quello che vediamo adesso è l'opera che viene costruita dopo il 45 e viene inaugurata nel 1948. E anche oggi abbiamo scoperto una chicca sul nostro paese. Dico sempre che Peschiera del Garda è splendida, è un fiore all'occhiello del lago di Garda, ma voglio ricordare che c'è tanta storia che ci circonda e dobbiamo veramente ricordarci da dove veniamo, quindi sentire la storia che fa parte di noi. Con questo vi lascio, vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Alla prossima!